Abbiamo incontrato il vicepresidente della Camera, il deputato del Movimento 5 Stelle Di Maio, che sull'emergenza immigrazione dice che dobbiamo mettere questi disperati nelle condizioni di trovare l'Europa e non l'Italia. Blocco navale, azione militare, intervento in loco quindi in Libia. Qual è la soluzione per fronteggiare l'emergenza immigrazione per il Movimento 5 Stelle? Che se arrivano 100 immigrati in Italia, 5 rimangono in Italia e gli altri 95 se li devono sobbarcare gli altri paesi. È una nostra proposta che è stata anche approvata e Renzi non si muove a portarla sul tavolo europeo e si chiama provvedimento per quote. Significa che noi non ci possiamo sobbarcare tutti gli immigrati che arrivano. Parliamo della riforma della legge elettorale, sono stati presentati 135 emendamenti, mancano pochi giorni al voto definitivo, poi la sostituzione di 10 deputati della minoranza del PD, qualcuno tra i suoi colleghi l'ha definita una farsa. Ma io credo che ormai è chiaro che il Partito Democratico tutt'è tranne che democratico, però io vorrei fare un'altra riflessione. Un'ora di lavoro alla Camera costa 236.000 euro. È mai possibile che in questo Parlamento ci si scanni solo quando si parla di seggi, di leggi elettorali per mantenersi la poltrona? Io credo che la legge elettorale in questo momento non meriti l'attenzione che gli stanno dando i partiti. E per noi è prioritario ben altro, come il reddito di cittadinanza e l'abolizione dell'IRAP. Il Movimento 5 Stelle in Senato ha votato no in blocco al disegno di legge anticorruzione. Perché? Perché è una legge che di anticorruzione porta solo il nome, non ha niente di anticorruzione, a partire dal fatto che politici o imprenditori condannati per corruzione, quando finiscono di scontare la pena, possono rientrare in politica. È una follia, perché a Napoli si chiamerebbe l'arte dei pazzi. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle ha portato Nino Di Matteo alla Camera. Che incontro è stato? Guardi, io rappresento la Camera dei Deputati come vicepresidente. In questo palazzo però io non rappresento, per esempio, coloro che permettono che si paghi il vitalizio ai condannati per mafia, ai politici condannati per mafia. Portare Nino Di Matteo qui, Nino Di Matteo qui, significa schierarsi dalla parte di coloro che stanno contro la mafia. All'interno del Movimento 5 Stelle alcuni suoi colleghi hanno definito il presunto tesoretto derivante dal documento di economia e finanza come un'elemosina. Il DEF si basa sul fatto che le cose andranno meglio se il governo fa quello che dice oggi. Ed è per questo che il DEF è carta straccia, non c'è nessun tesoretto, perché si basa su delle promesse che puntualmente non vengono mantenute. Quindi dibattere sul tesoretto significa correre dietro a delle balle. Intende sostanzialmente le previsioni del PIL, quei più 0,7 o Il DEF è un documento programmatico che si fonda su delle promesse che dovranno essere mantenute a fine anno. Siccome Renzi non ne ha mantenuta una, alla fine il DEF si è sempre rivelato carta straccia. Hanno sbagliato i conti l'anno scorso di 17 miliardi di euro.